Flash news di Eboli in pillole. Si è tenuta ieri sera una riunione nell'area della sinistra radicale ebolitana, ovvero SEL, Rifondazione Comunista e Sinistra Unita. Oggetto: la rottura con i liberi e riformisti dell'area Conte all'interno del PD. I liberi e riformisti terrebbero nei confronti della sinistra un atteggiamento dilatorio in attesa di una ricomposizione con il PD per la campagna elettorale, quella che noi da tempo chiamiamo la mossa del cavallo. Sembra infatti che i riformisti Guercio e Mario Conte abbiano già posto l'out out a SEL e Rifondazione sul nome di Cuomo. Quindi l'area Conte si ricompatterebbe con il candidato a sindaco del PD, lasciando a piedi, come si dice in gergo popolare, la sinistra radicale. Quindi, per evitare di diventare pedoni della politica, la sinistra radicale si ricompatterebbe dietro il nome di Gerardo Rosania, anzi si aggrapperebbe al suo nome. Rosania, già sindaco comunista di Eboli per 10 anni e non solo, l'ex sindaco lancia un segnale a chi nell'area del PD non si riconosce con Cuomo, come fra i tanti Vincenzo Caputo ed il suo movimento civico Il Momento è Adesso. Antonio Cuomo, candidato sindaco, è la scelta peggiore che il Partito Democratico potesse fare. Le primarie hanno eletto un esule del partito in cerca di poltrone e quanto appare in una durissima nota emanata dal nuovo PSI che così procede. È sconcertante che si proponga agli elettori la vecchia politica sostenuta dai responsabili dello sfascio amministrativo. Detto questo, il nuovo PSI si ritiene soddisfatto perché la coalizione dei moderati ha da tempo individuato il suo candidato a sindaco Massimo Cariello ed ora predispone il programma per gli elettori. Scontro frontale tra il sindacato UIL FLP della Sanità e la direzione sanitaria dell'ospedale di Eboli. Nel corso di una polemica davvero dura, il sindacato ha fatto presente alla direzione la necessità di una ricognizione sulle attrezzature elettromedicali del nosocomio ed ha chiesto alla direzione dell'ospedale il rispetto delle relazioni sindacali. È tutto, un cordiale saluto da Luciano Bruno. Arrivederci.